Ora avremo i 3 chilometri. Castro sta svolgendo ottimamente il suo compito, anzi meglio di quanto si prevedeva. L'andatura è molto veloce da primato del mondo, ma vediamo se poi riusciranno a tenere questo ritmo quando prevarrà l'esigenza di vincere. Antipo allunga ancora, lo stesso Castro che ha come obiettivo i 5 chilometri fatica a tenere il ritmo, ha fatto cenno ad Antipo di rallentare, di non esagerare quasi. 8.03 e 0.5, 5 secondi meglio addirittura, 5 secondi meglio di Barrios. Barrios che è indietro. Antipo sta dando un ritmo forsennato. 13.27, 13.27, un passaggio velocissimo, 5 secondi. Adesso va Sky in testa, adesso si entra nella parte difficile, perché ovviamente con il primato del mondo a portata di mano nessuno vuole lasciarselo sfuggire. Sono rimasti in quattro al quinto chilometro. Ka, il keniano Thomas Osano, Salvatore Antipo e l'etiope Addis Abebe. Antipo in vantaggio di 7 secondi a metà gara sul primato italiano che ha ottenuto l'anno scorso a Bologna con, no, scusate, a Helsinki, 27.16.50, quando passò in 13.34, dunque per Antipo 7 secondi di vantaggio sul primato italiano. Adesso vediamo se i quattro atleti cercheranno di collaborare per poi giocarsi tutto per tutto allo sprint, cioè la vittoria e il record, o se viceversa prevarrà un'esigenza tattica. Cominciano a studiarsi, si sono alternati in testa, Ka, Antipo, Osano. Rimane in quarta posizione Abebe, che ora perde anche contatto, mentre aumenta il ritmo ancora Salvatore Antipo. Salvatore Antipo, Ka, Osano e Abebe. Una corsa fantastica fino a questo momento, quella di Salvatore Antipo. Non ci sono più aggettivi davvero per lui, comunque vada. Ecco Salvatore Antipo che dopo il passaggio al sesto chilometro dà un'altra accelerazione, un altro cambio di ritmo. Erano in 8, poi sono rimasti in 3 adesso. Il marocchino Ka ha attaccato, reagisce ancora Salvatore Antipo con grande coraggio. Un'ulteriore variazione di ritmo, pensate, Antipo ha corso 2 volte i 5.000 metri negli ultimi giorni, domenica in Coppa Europa a Francoforte vincendo e vincendo ancora mercoledì a Stoccolma. Tutto in piedi il pubblico del Bislett di Oslo. 9 giri sia Antipo che Ska hanno come arma migliore lo sprint nel finale e quindi Ska l'avversario da temere per Antipo. Ecco che allunga Ska ancora, una serie di attacchi e contrattacchi che vedono sempre in mezzo Thomas Rosano, un continuo cambiare ritmo da parte di Ska e di Antipo. 19.04 e 06 il passaggio al settimo chilometro, l'esigenza di vincere prevale sulla voglia di fare il record del mondo. L'andatura è andata rallentando, ovviamente non c'è più collaborazione fra gli atleti, questi scatti continui e rallentamenti fanno perdere di vista il primato, ma l'atletica è anche la lotta dell'uomo contro l'uomo, così come stanno facendo adesso Khalid Ka, Salvatore Antipo, Thomas Osano. Siamo passati al settimo chilometro, 2 secondi sotto il primato, ma Antipo è 4 secondi sotto la tabella del primato italiano. C'è Barrios, il primatista del mondo, è attualmente sesto, è staccato di 9 secondi. Antipo sui 10.000 metri non perde da Seul in pratica, è imbattuto dall'Olimpiade quando si arrese a Putayeb. 6 giri tra breve alla conclusione, 5 in questo momento, i 6 giri erano segnalati agli altri, ai doppiati, 21, 49 e 95, 2 secondi in più rispetto al passaggio del primatista Barrios, quindi c'è stato un aumento di ritmo ancora. Esattamente, si sono riportati sul ritmo di 66 secondi a giro questi gli ultimi 2 giri,
Antibo 2 secondi sopra il primato del mondo, la tabella è sempre 4 secondi sotto il primato d'Italia che l'ha ottenuto a Helsinki 2 anni fa con 27 minuti e 16 secondi 50 centesimi. Comunque Kalitska e Salvatore Antibo stanno dando uno spettacolo splendido, davvero. 24:40 e 11 al nono chilometro, rallentando adesso. 8 secondi sopra la tabella del primato del mondo, 2 secondi sopra la tabella del primato italiano, ma ormai si tratta della vittoria. Gli atleti hanno messo da parte l'accantonamento, la parte cronometrica, e pensano solo alla vittoria. Ci avviciniamo alla resa dei conti sportiva tra Antibo e Ska. Due giri, 800 metri. Antibo e Ska. 800 metri per loro. L'ultimo tiro il più lento, 1 minuto e 10 secondi. Ecco Ska che attacca. Ecco l'attacco di Ska. Abbiamo atteso, anticipato le mosse Ska. Antibo reagisce, ritorna subito sotto. Non ha avuto timore, ha reagito immediatamente, significa che sta bene. Gli è vicino, gli è addosso davvero, lo sta marcando. Come a dire, non mi sfuggi, ti controllo. Fianco a fianco, splendido. Stanno correndo al ritmo quasi da primato del mondo. E guardate, vicinissimi. Sembrano due pistar, due ciclisti che fanno su plus per poi scattare verso il traguardo. 400 metri, fianco a fianco, nessuno vuole cedere neanche un centimetro all'avversario, mai visto nulla di simile. 67 secondi il giro, ma c'è da dire che Antibo sta correndo sempre all'esterno e dunque percorre un tratto leggermente più lungo, perché sta, lo sostringe, sta all'esterno e lo sostringerà soprattutto nella prossima e ultima curva. 250 metri a questo punto, sempre fianco a fianco, Khalid Ska, marocchino, Salvatore Antibo. E ora il momento, forza Totò. 200 metri, ancora nessuno, ancora nessuno. Vediamo chi è il primo. Aumenta Ska, aumenta Ska. Antibo lo segue, Antibo stringe i denti. Ska e Antibo insieme nel rettilineo finale. Ska è davanti, Ska è più fresco, Ska va a vincere, Ska batte Antibo. 27, 23, 30 per Khalid Ska, Antibo è secondo. Applaudiamo questi due grandissimi atleti. Non ha vinto Antibo, ma ha vinto un fuoriclasse comunque. Khalid Ska, 27, 23 e 30. Ci hanno fatto vivere una memorabile...